It's like a loop machine. Going around town, people trying to get down. It's like a loop machine. Ciao ragazzi, Fisica Milano Club vi è vicino anche in questo momento di distanza forzata. D'altra parte la nostra è una palestra fantastica, quindi cerchiamo di starvi vicino. Come molti di voi, come me e come molti della palestra, siamo a casa e ahimè ci dobbiamo allenare a casa, comunque poco che abbiamo se non nulla, e quindi continueremo ad allenarci insieme e abbiamo preparato degli esercizi da far fare a casa a voi insieme. Quindi direi di partire con il primo workout. Sì, il primo workout che abbiamo preparato per voi è un circuito full body, quindi riguarda tutto il corpo, ed andremo a allenare in questo modo: 30 secondi di workout e di esercizio e 30 secondi di riposo tra un esercizio e l'altro. Ma andiamo a vedere gli esercizi. Primo esercizio, classici push-up. Quindi, faccia a terra, teniamo l'addome contratto e andiamo a scendere col movimento controllato, a toccare col petto il tappetino e spingere in alto. Per la versione facilitata si possono appoggiare alle ginocchia. Mi raccomando, controllate il movimento sia in discesa che in salita. Secondo esercizio, andiamo a fare un reverse push up. Stessa metodologia del push up, ma andiamo a lavorare un pochino di più sui bicipiti. Quindi, stessa posizione del push up, andiamo a girare le mani e scendiamo il corpo. Attenzione, deve essere posizionato un pochino più in avanti. Dobbiamo sentire più, un pochino più il peso verso le spalle. Anche qua, movimento controllato in discesa e anche in salita. Terzo esercizio, ci serviamo dell'ausilio di un bastone se ce l'abbiamo a casa, oppure di una scopa, va benissimo. Si chiamano arc body pull-ups e interessano il dorso. In questo esercizio, a pancia a terra, dobbiamo sollevare i piedi da terra e inarcare leggermente il busto. Con un movimento dobbiamo allungare le braccia e portare il bastone o la scopa verso il petto, avvicinando le scapole. Mi raccomando, anche in questo esercizio andiamo a sentire il muscolo e avviciniamo bene le scapole. Quarto esercizio, air squat. Classici squat, mani sulla tempia e sulla nuca, gambe della larghezza delle spalle. Mi raccomando, qui il ginocchio non supera la punta del piede, ma va in direzione del piede, della punta del piede, scusate. Il peso va sentito sul tallone e sulla pianta del piede, quindi movimento controllato anche qua. Andiamo a sentire il peso e scendiamo il più possibile, fin dove il nostro corpo ce lo permette, ma scendiamo. Cerchiamo di scendere il più possibile. Movimento controllato anche qua, sia in fase di discesa che in fase di salita. Quando saliamo, all'arrivo distendiamo l'anca. Quinto esercizio, sono i classici affondi. Potete scegliere se fare prima una gamba o poi l'altra. Io personalmente preferisco fare un po' di ripetizioni su una gamba, un po' di ripetizioni sull'altra, 10-10. In 30 secondi poi vedete quello che riuscite a fare. Molto importante qua il peso. Il peso deve essere bilanciato. Il ginocchio che è in avanti non supera la punta del piede. Per fare questo devo assicurarmi che la gamba che è posizionata all'indietro fletta. Mi raccomando, scendete sul posto, ok? Quindi la discesa è verticale, quindi controllo sia la discesa che la salita. Sesto esercizio, diamond push up, quindi posizione pancia a terra, stessa posizione per i classici push up, ma mettiamo le mani a diamante e gomiti stretti. Il peso sarà leggermente proprio in avanti.
e scendiamo lentamente. Questo è un esercizio abbastanza duro, quindi consiglio, se siete alle prime armi, di appoggiare le ginocchia. Quindi discesa controllata, tocco col petto sulle mani e spingo e distendo bene in fase di arrivo. Ok, dips a corpo libero, settimo esercizio. Sono a posizione, assumo la posizione del ponte, quindi braccia all'indietro, alzo il bacino, quindi faccio perno sui piedi e scendo lentamente facendo fare al mio gomito un angolo retto a 90. Scendo fin dove riesco e spingo verso l'alto. In fase d'arrivo distendo bene le braccia. Ottavo esercizio, pike push up, è una propedeutica per la verticale, quindi ci approcciamo a questa cosa e non è facilissima, cerchiamo di farlo bene, anche fare poche ripetute va benissimo lo stesso. In posizione di push up classico andiamo a fare una camminata all'indietro per cercare di formare una V tra le gambe e il busto. In questo modo andiamo a fare un piegamento andando a toccare con la testa il tappetino. In fase di salita andiamo a spingere e andiamo a mettere la testa in mezzo alle braccia. Mi raccomando, controllate bene il movimento, fatene pochi ma fateli bene. Un esercizio sempre a lavorare sulle spalle a sfinimento, è quello che chiamo del nuotatore, quindi a pancia a terra, quindi siamo giù, pancia a terra, questa volta i piedi sono ancorati, ok? E faccio praticamente un jumping jack giù a terra, quindi avvicino le braccia e le porto indietro in modo molto veloce perché andiamo a lavorare le spalle a sfinimento. Ok, ultimo esercizio, andiamo a lavorare gli addominali e sarà un sit up a farfalla, quindi uniamo i piedi, usiamo il bacino come perno, andiamo a toccare indietro col dorso delle mani, risalendo facendo perno sul bacino, usando gli addominali ovviamente, andiamo a toccare i piedi. Adesso andiamo a eseguire tutto il circuito completo come dovrebbe essere fatto, senza interruzioni. Iniziamo. Imposto il timer, quindi 30 secondi di esercizio e 30 secondi di riposo tra una serie e l'altra. 10 secondi di preparazione, ci posizioniamo per il primo esercizio che è push up. Secondi di riposo, secondo esercizio, andiamo a lavorare i bicipiti, quindi un reverse push up, giro per farvi vedere meglio la posizione. In posizione si parte. Terzo esercizio, andiamo a lavorare il dorso. Verso la larghezza delle spalle. Iniziamo.
Quarto esercizio, squat, mi raccomando, gambe larghezze delle spalle, ginocchia indirizzate verso la punta dei piedi e non supero la punta del piede, peso sul tallone e sulla pianta. Cercate di tenere il busto il più dritto possibile e distendiamo l'anca in fase d'arrivo. Prossimo esercizio, affondi, mi raccomando, anche qua, controllati. Potete cambiare gamba. Esercizio per i tricipiti, diamond push up, questo è difficilino, quindi vi potete avvalere dell'ausilio dell'appoggio delle ginocchia, fatelo bene. Mano diamante, peso in avanti, tocco, spingo. Ginocchia appoggiate, distendo bene. Fare delle dips a corpo libero, 15 secondi, in posizione, alzo il bacino, scendo, spingo. Esercizio, andiamo a lavorare le spalle, pike push up, facciamo molta attenzione al movimento, il peso deve essere il più possibile rivolto sulle spalle. Posizione.
dobbiamo sempre lavorare, ma a sfinimento, sempre sulle spalle. Quindi ci prepariamo, pancia in giù. Questa volta i piedi non sono sollevati, ma ancorati. Manteniamo la linea della racchetta cervicale dritta. Allunghiamo, portiamo indietro. Veloce. Ultimo esercizio, si tappa farfalla, anche qui controlliamo il movimento, andiamo a toccare bene col dorso, con il dorso delle mani quando scendiamo all'indietro e tocchiamo oltre le scarpe quando saliamo.